Presso la BCC abruzzese a Pescara si è svolta la prima riunione plenaria dell'Osservatorio internazionale per la gestione dei rischi della conoscenza, promossa dall'associazione For You APS. La finalità dell'Osservatorio è coltivare un adeguato livello di conoscenza all'interno delle organizzazioni, per cui si è creato un tavolo di confronto tra le parti datoriali ed istituzionali con il mondo della ricerca, come ha spiegato Michele Borgia, presidente della For You. Questo è un tema di cui i sistemi, le organizzazioni parlano sempre di più, una difficoltà in cui si imbattono e di cui stanno prendendo consapevolezza sempre di più, in maniera sempre più importante. Manca un profilo che è quello della razionalizzazione, dell'analisi distaccata, terza, asettica. E l'osservatorio è nato proprio per mettere in contatto coloro che avvertono questi disagi, quindi la componente datoriale, e coloro che possono sviluppare analisi e sviluppi di ricerca utili a dare risposte a chi poi deve concretamente coinvolgersi, sviluppare, superare le difficoltà generate dalla gestione della conoscenza. Questo osservatorio quindi nasce proprio per fornire queste importanti e assolutamente necessarie risposte. Non ha l'ambizione di poterlo fare con lo schiocco delle dita, ma sicuramente ha la volontà di avviare un percorso, un confronto tra coloro che hanno l'esigenza di affrontare appunto certe dinamiche e farle in maniera consapevole e coloro che hanno una strumentazione cognitiva e ricognitiva, come sono gli studiosi, per razionalizzare, rendere più agevole il percorso di conoscenza e di soluzioni problematiche di questo genere. Viviamo in un mondo di conoscenza in cui la conoscenza fa la differenza, in cui le imprese diventano competitive se si dotano e coltivano un livello di conoscenza forte al proprio interno, per cui è un viatico che tutti dovranno coltivare e chi invece sarà resistente a queste problematiche correrà il rischio purtroppo di uscire fuori mercato.